In R1 esposto contro Nuove Acque, sul piede di guerra il Comitato Acqua Pubblica guidato dal Presidente Gianfranco Morrini che scende in campo contro il gestore idrico aretino. Il Comitato presenterà giovedì mattina in procura un esposto per denunciare il fatto che una quindicina di utenti aderenti alla campagna di obbedienza civile sarebbero stati raggiunti da operatori di Nuove Acque, i quali hanno dichiarato di avere il mandato per effettuare la sospensione dell'erogazione dell'acqua o pagheranno nei prossimi giorni altrimenti saranno messi Sigilia ai contatori. Si tratta di utenti morosi secondo nuove acque visto che hanno pagato solo parzialmente le bollette omettendo la quota relativa alla remunerazione del capitale investito, pari al 13% del totale della bolletta. Secondo il referendum del 2015 questa quota non dovrebbe essere pagata e la campagna di obbedienza civile si muove proprio in questa direzione. Ad Arezzo sono circa 700 gli aderenti alla campagna di obbedienza civile.